Hey yo, what's good everyone? Bella raga, ci siamo, ci siamo, ci siamo a reagire all'ultimo ottavo della giornata, non in tutto, non in tutto, solo di questa giornata. Questo è Kuta versus Burrito, per lo Street Fighter 3, questa sarà una sfida pazzesca, Kuta fortissimo, uno dei più forti della nuova generazione, Burrito pure, quindi ci regaleranno uno show mica da ridere, ne sono sicuro. Andiamo subito a vederci la battle, dai! Non sei bravo, tanto è vero che ogni volta dimostri che non sai rappare. Qua c'è un tronco, ma di flow sei così fermo che anche Zano direbbe: ma che tronco che ha portato il mare! Che ha portato il mare, tu che non mi puoi fermare, ma stai zitto, ti spacco sempre sulla strumentale il tronco, ed è per questo che la tua famiglia io la tronco nel tuo tronco cerebrale. Il tuo tronco cerebrale, bella Dio cane, non sarà inutile che sei così, si vede che non sai rappare. Mi dispiace, non mi fotte, cretino, così sembri una nonna che sta facendo il filo! Che sta facendo il filo, stronzo! Questo qui, sai com'è lo sfondo, sono mitico. Stai zitto che per superare gli ottavi segui il filo del discorso e sembri un gatto dietro al gomitolo! Oh! Ma stai zitto che sei un fesso, il turno non lo passi, Torino e la Juventus! No! No! Via, via! È giusto, ma perdi con le squadre di merda! Di merda! Sai com'è che burro... Non è vero, non è vero, Kuta! Sta zitto, porco Dio! Il Villarreal è in semifinale, quindi non è una squadra di merda. Il Villarreal è in semifinale e magari vince pure la Champions. Così possiamo dire che siamo usciti contro una squadra forte. Almeno possiamo dirlo, dai. Gliele suona ancora perché c'ho la rima improvvisata. Tu sei una puttana ingrata, è vero, sono Torino. Benvenuto nel quarto d'ora granata. Quarto d'ora granata. Questa era bella, questa era bella, questa era bella, eh. Anche la maglia granata, eh. Io sono juventino, per carità, però bisogna rispettare la storia. Ma sei serio? Di Torino mi ricordava l'aereo. No! Stai zitto, coglione, sei una puttana ingrata. Grazie al tuo pappone. Minchia, tu rappi benissimo, coglione. Non mi sbacchi, Bradi. Ci sono Moretti, Iger, un sacco di ragazzi bravi. E poi c'è il coglione che non passa agli ottavi. Non passa agli ottavi, ne ho fatti tanti, deficiente come te. Una finale al tecniche perfette. Va bene, non l'ho vinta, ma perché tu sei uno stronzo. Ci sono tanti bravi e poi c'è Don Abbondio. Don Abbondio. Come ti sfondo sui suoni. Io lo sfondo, è uno stronzo. Il problema è che i promessi sposi. Questa era bella, questa era bella, però questa era bella. Ci sono arrivato solo adesso, raga. Ci sono tanti bravi, bravi, promessi sposi, Don Abbondio. Questa era bella Metti davvero. sfondo sui suoni, io lo sfondo, è uno stronzo. Il problema è che i promessi sposi sembri tu con quel bacio sul collo. In effetti, mi piace il bacio sul collo, uomo. Ti fai baciare dai maschi, hai un bacio sul colon. Non mi sfondo sulla stronza. Perdi con FC Night, Don Abbondio contro la monaca di Monza. Hai ragione, te la faccio sul suono. Davvero vuoi parlare con me del colon? Io lo spacco in rima, anche lui si fa dare un bacio sul colon. In Argentina sapete che gli piace spagnolo. Mi piace spagnolo, non è vero, ma che stronza. Stai più serio, anzi meno, beviti vodka. Fai così tanti giri di parole che se fossi un dottore il paziente dice: vabbè, passo un'altra volta. Un'altra volta! Non ci si crede, questo qui io lo spacco tipo tutte le sere, sei una stronza. Sei Willy Peyote che dice c'era una vodka e onestamente non sei un belvedere. Non so niente di Willy Peyote. Belvedere di Austria. Tu sei un coglione e non vali, non scopi Michel, ma sei Michel. That's Nazari. Yes! Chi cazzo è sta gente? Sai come ci riesco, compare? Citi Nazari sulla strumentale, quello che fa i concetti è che non sa rappare. Quello che non sa rappare, non mi pare Dio cane, mi piace dire Dio cane e lo dico Anche con a le me. rime. Tu sei Willy Peyote, ma sei arrivato a metà, a vedere in faccia non è il tuo genere, quello maschile. Quello maschile, alla fine tu sei un coglione. In freestyle io questo l'ho distrutto. Noi siamo ottimi, stai zitto. E Willy Peyote, ma senza Willy, se mi batti sono funghi allucinogeni. Vai, raga! Qui ci sta lo spareggio, qui ci sta, qui ci sta. Luoghi comuni. Come? Luoghi comuni è quello che hanno parlato fino adesso. L'argomento sono i luoghi comuni.
i luoghi comuni in Italia. Okay. Dai, ci sta. Quindi partiamo subito con l'ananas sulla pizza, poi... Oh, ma che cazzo vuoi? Le sbanacciate? Poi che ci sta ancora? Pizza, mandolino... non lo so, boh. Allora, raga, due minuti, parte burrito, argomento luoghi comuni. Metti il pizza. Parte burro. Comune, compare, cazzo c'era il tronco, me lo sto sempre a dimenticare, c'ho la fotta, luogo comune e tipo che ci vanno tante persone, tipo a Monza la figa di tua madre. Sì, mi piace, la voglio scopare, in effetti io lo faccio, però vengo per rappare, sei uno scemo, luogo comune a Milano, tua mamma puttana, ma tua mamma è puttana per davvero. Sì, davvero, e le faccio sul suono, mio uomo, sai come di certo ti spacco diretto dal dojo, luoghi comuni, la differenza tra chi è fuori dal comune, chi da una battole fuori luogo. Ma sei zitto, che tu sei un cretino, tanto è vero che alla fine non si è capita la tua rima, avete creato un nuovo luogo comune a Torino, lo scopate non si capisce e aggiungete due dita. Però sai com'è che in freestyle tu sei una merda, la devi sentire, che ti prendi questa cartella, sei più inesistente che i luoghi comuni, io sono leggenda. No, ma stai zitto, pezzo di merda, tu sei un luogo comune, come oggi è bella Caltanissetta. Non mi fotte, io lo so fa, ha dato lo spareggio siciliano, è vero che c'è l'omertà. Che c'è l'omertà, io lo spacco stasera, questo scemo è un leone da tastiera, stai zitto. Che ce l'ho merda, se hai le palle in luogo comune, vallo a dire a Gela! Vallo a dire a Gela! Ma quale luogo comune, bastardo? Tu di comune sei un bagno, tanto è vero che io ti ripiglierò. Comune il fatto che parlino di Heisenberg se si parla del chimico! Del chimico, io questo qui lo amplifico, perché lui è il più scarso se lo riduco a piccolo! Non le dici, alla fine tu non sei un toy, sei un luogo comune, un gioco per bambini. Comune, non è vero, brutta troia, tu sei un nome burrito, poco comune, però non di persona. Io che sto scherzando, ripiglialo, tu ci metti così tanto che fai l'analisi del periodo. Del periodo, tu che non ci pensi, Bradi sì, gli avversari sai com'è che tu gli decapiti, il luogo comune che c'ho, i miei problemi magici, a differenza tua ho bisogno di un periodo d'analisi. Oh. Un periodo d'analisi, mi piace, non mi potete... niente perché tu sei un cretino, una puttana, per come parli e a giudicare dalla tua tipa è comune che è segretaria. Non mi è piaciuto troppo sto spareggio, sinceramente, eh? Non sono stati molto sui luoghi comuni, sono stati a fare tipo i warplay su comune, luoghi, ma non hanno quasi detto nessun luogo comune. Boh, non lo so, vabbè, non so, io direi cuta comunque, eh? Burrito mi sembra, non lo so, perché spacca anche burrito, però sta a fare troppi... è troppo complicato quello che cerca di fare, secondo me, eh? È troppo complicato davvero. Aspetta, vabbè, adesso vediamo chi ha vinto, poi andiamo a parlare. Cuta, infatti. No, è che secondo me cerca di fare troppi incastri, troppe cose strane, troppo difficili, non è abbastanza diretto, eh? Se fosse molto più diretto, secondo me spaccherebbe molto di più burrito, eh? Però cerca sempre di strafare, secondo me. Però vabbè, Cuta comunque è stato molto meglio, ha meritato di passare in questa battle. E niente, raga, dai, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa battle nei commenti, non dimenticatevi di lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!